Emergenza neve in tutta la Sicilia orientale, decine e decine gli incidenti stradali a causa delle strade ricoperte di ghiaccio. Un 2016 da incorniciare per il gruppo donatori Fratres della Misericordia di Acireale, incrementate le sacche di sangue raccolte. Calcio, stop alle festività, l'Acireale domani riprende l'inseguimento alla capolista Sant'Agata che gioca in anticipo al Tupparello, intanto arriva il Taormina. Bentrovati con il nostro TG Reporter, pieni di freddo un po' dappertutto, ma non solo freddo, purtroppo anche tanti disagi alla circolazione e numerosi incidenti stradali, per fortuna nell'Acese con ferite lievi riportate. Emergenza neve, dicevamo, in primo piano, e ovviamente la situazione si evolve di ora in ora, di minuto in minuto, ma parleremo anche della questione IPAB Oasi Cristo Re all'interno del nostro TG. Parleremo di San Sebastiano, tappe di avvicinamento all'attesa festa del compatrono di Acireale, una festa che entra da oggi nel vivo in vista del 20 gennaio. Andiamo ad aprire però intanto con l'aggiornamento dell'emergenza neve nell'Acese, vediamo. Il brusco calo delle temperature con la neve anche a bassissima quota sta causando disagi alla viabilità in tutta la Sicilia orientale. Le ultime notizie ci dicono che l'autostrada A18 Catania-Messina, rimasta temporaneamente chiusa in mattinata nel tratto tra Acireale e Fiumefreddo, è stata riaperta. Tutti i mezzi sono stati dirottati lungo la strada statale 114, causando lunghe code e rallentamenti, un lungo serpentone che si sta smaltendo in queste ore. Acireale, al pari delle altre città, si è svegliata con una piccola mantella bianca, uno spettacolo suggestivo, le case, i campanili delle chiese ricoperti di neve, ma ovviamente tanti i disagi. Numerosi gli incidenti registrati questa mattina, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Nella zona di Corso Italia, interdetta al traffico per alcune ore, un anziano è scivolato e nella caduta ha sbattuto la testa a terra, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, come si era temuto in un primo momento. Disagi su molte strade a causa del ghiaccio, in particolare nelle frazioni Acesi a Monte, Pennisi, Piano d'Api, Loreto Balatelle, sconsigliato in particolare l'utilizzo delle auto in via Timone Zaccanazzo. Disagi anche in via Saruspina, dove una vettura è andata a schiantarsi contro un cancello. Nella stessa zona in mattinata si è verificato un incidente stradale fra un furgone e un veicolo, sempre a causa del manto stradale ghiacciato. La donna che si trovava a bordo del mezzo coinvolto è stata subito trasportata presso l'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Oltre ai vigili urbani, in campo anche i volontari della Protezione Civile che hanno effettuato numerosi interventi anche durante la notte. In azione tre vetture con spargisale. E vediamo adesso la situazione a Giarre, dove non è che si stia certamente meglio, anzi probabilmente a livello di nevicata è stata ancora più abbondante di quella che ha come dire, interessato l'Acese. I carabinieri sono intervenuti un po' in tutte le zone, perché da tutte le zone sono pervenute diverse richieste di soccorso. Carabinieri e vigili del fuoco fanno registrare molteplici interventi tra Giarre e Sant'Alfio per via di numerose auto rimaste in panne lungo la Mare Neve in via del Bosco a Milo e a Sant'Alfio. Le immagini che vedete sono relative alla nevicata abbondante di questa mattina registrata appunto a Giarre. A Giarre, dove si è intervenuti in via Salice, nella zona di via Damasco a Macchia, diverse le richieste di soccorso anche lungo la strada che collega San Giovanni Montebello con Sant'Alfio, con diverse auto coinvolte in un
tamponamento multiplo per la presenza del ghiaccio sul manto stradale. Analogo il copione anche in via Etna, San Giovanni Montebello, dove sono numerose le auto intrappolate nella neve. Situazione difficile anche nella frazione mascalese di Nunziata, in particolare nelle zone periferiche. Il sindaco di Giarre, a seguito della eccezionale nevicata che ha interessato il territorio, ha emesso una nota. Allo stato attuale la circolazione risulta regolare, ha detto, su tutto il territorio, compresa la strada statale 114. Permangono invece le difficoltà nella frazione di Macchia e nella frazione di San Giovanni Montebello, dove è necessario l'uso delle catene da neve o relativi pneumatici adeguati. Tenuto conto del perdurare delle attuali condizioni climatiche, si invita ad usare la massima prudenza, uscire solo in caso di necessità. Questa dunque la situazione un po' tra l'Acese e il Giarrese. A Calatabiano, ad esempio, l'incessante e abbondante nevicata delle ultime 48 ore ha creato grossi danni anche alle coltivazioni, soprattutto ai nespoli in fase di fioritura. Il sindaco di Calatabiano, Giuseppe Intelisano, ha effettuato una ricognizione sulla zona, in tutto il paese, nelle campagne antistanti, e appunto è stato accertato che il freddo e la neve hanno causato un danno notevole, irreversibile, ai nespoli in fase di fioritura e ai limoneti. E così il primo cittadino di Calatabiano ha informato l'assessore regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Antonello Cracolici, esortando a fare una ricognizione sul territorio e una conta dei danni per intervenire urgentemente anche da un punto di vista economico. L'invito comunque resta quello di limitare al massimo gli spostamenti, e questo è un invito che tutti i sindaci della zona stanno in questo momento rivolgendo alle popolazioni. Adesso voltiamo pagina e parliamo invece della festa di San Sebastiano, il compatrono di Acireale, che sarà tra la sua gente il 20 gennaio. Da oggi le tradizionali tappe di avvicinamento all'attesa festa entrano nel vivo. Vediamo. Dopo l'avvio ufficiale dei festeggiamenti, coinciso col 1 gennaio, già da ieri le reliquie sono state ospitate da istituti e parrocchie della città e ancora oggi saranno presso la chiesa parrocchiale Santa Maria del Suffragio. Domani la pellegrinazio continuerà nelle chiese di Aciplatani, di Santa Caterina, San Salvatore e Santa Maria delle Grazie. Lunedì le reliquie di San Sebastiano saranno nell'Istituto Oasi Cristo Re e poi, durante la settimana, ancora in parrocchie e istituti della città e delle frazioni. Questa sera in Basilica è in programma un concerto natalizio tenuto dalla banda musicale Orazio Sapienza, accompagnata da due cori di Aci San Filippo e Aci Sant'Antonio. L'attesa che si respira in città, addobbata dalle luminarie della festa, è tutta per i giorni clou dei festeggiamenti, che si apriranno col Triduo e proseguiranno con i tradizionali riti della Vigilia e gli appuntamenti della solennità di San Sebastiano, che, come avviene ormai da più di 10 anni, la nostra emittente proporrà in diretta, visibile anche sul web, in tutto il mondo. Una lunga e attesa diretta in preparazione da diversi mesi, che porterà le spettacolari immagini dei festeggiamenti in migliaia di case, grazie a un imponente dispiego di telecamere e tecnici da parte della nostra emittente. Circa 50 ospiti si alterneranno in studio per commentare gli emozionanti momenti della festa di giorno 20 e dell'ottava di giorno 27. Il volto di San Sebastiano è lo specchio dell'identità e della storia del popolo acese. Nel volto sorridente del Rizzareddu si riconoscono migliaia di fedeli e devoti, pronti il 20 gennaio a portare l'argenteo fercolo nelle strade e nelle piazze di Acireale e gridare «Viva San Mastiano!». Cronaca, carabinieri della stazione di Giarre in azione, arrestato un 70enne del luogo su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo. L'uomo dovrà scontare una pena di 2 anni di reclusione poiché è ritenuto responsabile di atti sessuali con minorenne, reato commesso nel 97. L'arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza a Catania. E adesso la questione IPAB, OAS.
quasi Cristo Re, sembra destinato a non restare inascoltato l'appello lanciato dal sindaco Roberto Barbagallo ai lavoratori dell'IPAB Oasi Cristo Re, che avevano notificato altrettante richieste di pignoramento all'ente dal quale dipendono. Sono 16 in totale. Nella serata di giovedì la segreteria provinciale della CGIL ha diramato una nota svelando particolari inediti rispetto alla posizione assunta da buona parte dei lavoratori in questione. La stessa CGIL ha sostenuto che già il 16 dicembre la rappresentante sindacale in seno all'IPAB di Acireale, Maria Luisa Grasso, in occasione della conferenza di servizi, disertata da tutte le istituzioni invitate, ad eccezione del sindaco Barbagallo e dell'organismo di composizione della crisi, parlando anche a nome di quasi tutti i lavoratori che avevano avviato i pignoramenti, aveva prospettato all'amministrazione dell'IPAB la possibilità di sospendere gli stessi. Due le condizioni poste: l'impegno formale da parte del commissario a provvedere al pagamento di un'adeguata somma a tutti i dipendenti e un contestuale accordo per iscritto dove la restante parte di lavoratori, che al momento ha solo presentato il decreto ingiuntivo, si impegnasse a non avviare le procedure esecutive di pignoramento. Tale disponibilità, manifestata sin dal 16 dicembre scorso, non ha avuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione dell'ente, si legge nella nota diffusa dalla CGIL a firma di Gaetano Agliozzo e Carmelo Di Stefano, ma ha registrato sino alla data del 29 dicembre solo una sorta di indifferenza mirata a soddisfare le aspettative di chi grida a voce forte per giungere all'estinzione dell'ente che qualcuno fortemente vuole e che, per come si erano messe le cose, in tanti avrebbero subito. In occasione del tavolo istituzionale del 30 dicembre e dei tavoli tecnici seguiti il 2 e il 4 gennaio, indetti dal sindaco, dove lo stesso aveva chiesto a tutti i soggetti presenti di fare un passo indietro per andare avanti, invitando nello specifico i lavoratori che avevano avanzato atto di pignoramento a sospenderlo, la RSU FP CGIL ha ribadito la volontà dei lavoratori di poter sospendere il pignoramento alle condizioni però esposte a garanzia di tutte le parti. Quindi i lavoratori sono pronti a fare la loro parte e quindi a sospendere questo pignoramento che avevano presentato, lavoratori che, lo ricordiamo, versano in una condizione di estremo disagio in quanto lamentano il mancato pagamento di ben 29 mensilità. Adesso ci fermiamo, una pausa pubblicitaria, torniamo subito. La festa di San Sebastiano in diretta su Etnespresso Channel dalle 6.50 del mattino con l'apertura della cappella, la traslazione del fercolo sul Baiardo, il pontificale. Alle 11 la trionfale uscita, l'arrivo in Piazza Duomo e la storica salita di San Biagio percorsa col fercolo in spalla. La trasmissione riprenderà alle 15 con l'arrivo del fercolo in Piazza Marconi a Chiazza e la benedizione dei devoti alla chiusura del mezzogiro. Appuntamento poi alle 19.45 con la diretta che riproporrà alcune fasi salienti della giornata, l'arrivo del fercolo sotto l'arco del Vescovo, i fuochi di Viale Regina Margherita e si concluderà col passaggio da Piazza Duomo, l'entrata in chiesa e la chiusura della cappella. Le telecamere si riaccenderanno il 27 gennaio a partire dalle 19 con le fasi salienti dell'ottava. La festa di San Sebastiano in diretta su Etnespresso Channel, la TV al servizio della città di Acireale. Ottica Grasso, back to school, back to style. Venite a scoprire la nuova promozione per chi va a scuola. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Acireale, concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena in via Matrice 34. Ottica Grasso, oltre 34 anni d'ottica. Salve amici, vi presento Enrico Terrana e Arte in Legno. Venite con me e ne vedrete delle belle.
Tetti, mansarde, gazebi, tettoie, soppalchi e controsoffitti in legno. Ci occupiamo anche del montaggio di finestre per tetti. E da oggi possibilità di strutture pretagliate a controllo taglio numerico. Tanta professionalità e massima affidabilità per opere che durano nel tempo. Arte in legno e il preventivo senza impegno. Presso il Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Il nostro giardino è stato trasformato in un angolo di paradiso. Ci ha pensato Vecchio Piscine. Non più solo piscine, grazie ad un'equipe specializzata e al nuovo showroom Arredo Style per l'arredamento esterno ed interno. Arredi, vasche idromassaggio, saune finlandesi al miglior prezzo sul mercato. Vasche ornamentali, gibus, la stanza del sole, tende, pergolati, elegantissimi ombrelloni FIM. Arredo Style by Vecchio Piscine. Arredamenti per la casa e idee regalo originali. A Giarre, all'uscita del casello autostradale. Per info 095 97 02 123. Bella la vita! Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve? Passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera Acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive raviole di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermatevi. Automobilisti, il Consorzio Autoriparatori Riuniti vi ricorda che tutti i veicoli sono soggetti a revisione, la prima volta dopo il quarto anno di immatricolazione, successivamente ogni due anni. CAR, Consorzio Autoriparatori Riuniti, ad Acireale, in via San Girolamo 70, nei pressi della stazione ferroviaria. E in via provinciale per Santa Maria Ammalati 111, vicino la chiesa di San Cosmo. Revisioni in tempi brevissimi per tutti i mezzi a due, a quattro ruote, mezzi pesanti, bus, camion. CAR, Consorzio Autoriparatori Riuniti. Fermata Spurigni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo. Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spurigni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menù. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla brace. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet. Fermata Spurigni. Ampie sale per feste e meeting. Grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. La Regione Siciliana rende disponibili contributi a favore degli operatori economici che desiderano installare nei propri locali impianti di videosorveglianza. No all'estorsione, all'usura, alla concussione e ad ogni altra illegalità. L'estorsione soffoca il diritto di essere liberi. Non cadere nelle mani dell'usura. Rivolgiti all'ASARA. ASARA, Associazione Antiracket Acese, Rosario Livatino. Chiama lo 095 895 258. Seconda parte del nostro giornale. Si è chiuso un 2016 da incorniciare per il gruppo Donatori Fratres della Misericordia di Acireale. Notevole l'incremento di sacche e di sangue raccolte. Vediamo. Anno record il 2016 per il gruppo Donatori Sangue della Fratres facente parte della Misericordia di Acireale. Sono state infatti raccolte 814 sacche, con un incremento considerevole rispetto all'anno precedente, di oltre 150 unità. Un sodalizio attivo nel territorio in vari campi, sorto nell'ambito della parrocchia Sacro Cuore nel 1979 e che nel tempo ha visto il proficuo impegno di tantissimi volontari che spendono il loro tempo libero al servizio di tante persone bisognose. La soddisfazione del presidente della Fratres, Gabriele Sorace, per il risultato ottenuto nel corso dell'anno appena concluso.
Siamo molto soddisfatti per le raccolte di sangue che abbiamo realizzato nel 2016, c'è stato un incremento di oltre il 30% di sacche. Questo ci fa ben sperare perché significa che c'è una sensibilità da Ciriale sulla donazione. La donazione che è un atto volontario, un atto gratuito ed è un atto sicuro. Quindi invitiamo i giovani, chi volesse, a donare il sangue, perché con un piccolo gesto si può davvero salvare una vita. La Fratres, con lo slogan "Cerchiamo sangue, non cerchiamo scuse", ha ormai le porte aperte per le donazioni con molta frequenza. Infatti, oltre alle donazioni programmate nell'arco del mese, il sabato oppure la domenica, ha avviato inoltre appuntamenti infrasettimanali anche pomeridiani che hanno riscosso un certo interesse, potendo i donatori svolgere pasti leggeri, evitando però di consumare formaggi o grassi in genere, e ancora pomodoro. Inizio del nuovo anno e quindi tempo di programmare nuovi progetti. Abbiamo avuto oltre 150 donatori, frutto di un'attività quotidiana di sensibilizzazione alla donazione di tanti volontari. La Fratres di Acireale è un gruppo giovane dove collaborano diversi volontari, giovani, adulti, anziani. Ognuno fa la propria parte affinché davvero ci possa essere la sensibilizzazione alla donazione, affinché davvero si possa contribuire a risolvere un problema grave come quello della carenza del sangue. Befana e solidarietà, alcune iniziative portate in essere in questi giorni in città, quelle che adesso vi proponiamo. Come tradizione vuole, ieri mattina a corredo della mostra dei presepi, la stella di Betlemme presso il convento San Rocco di Acireale, con ingresso da Corso Umberto, è giunta la simpatica Befana a bordo di una Vespa anni 50 nel bosco fatato. L'iniziativa, promossa come ogni anno dal gruppo Liberi Artisti, ha reso felici tanti bambini che hanno accolto la simpatica vecchietta carica di dolciumi e caramelle per i presenti. Soddisfatti gli organizzatori, che nell'occasione ricordano che la mostra, che accoglie 55 presepi, frutto della maestria di artigiani locali e non solo, resterà aperta fino a domani sera dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.30. Giornata intensa e ricca di eventi ieri anche a Guardia, con l'arrivo della Befana curato dal comitato cittadino Sveglia Frazione. La vecchietta, dal naso un po' lungo e con il sacco pieno di calze, è stata accolta dalla gioia dei bambini della comunità, tra zucchero a velo e divertentissimi giochi che hanno fatto divertire i piccoli della frazione acese, ogni volta attiva nell'organizzare questo tipo di eventi ludici e di socializzazione. E intanto le iniziative del Natale solidale ad Acireale hanno fatto registrare questa mattina una tappa importante: la visita ai bambini ricoverati in ospedale nel reparto pediatrico e della neuropsichiatria infantile. Ad organizzare l'iniziativa i consiglieri Sabrina Renna e Rito Greco, che insieme all'assessore delle Danne Antonio Coniglio, unitamente alla consulta giovanile presieduta da Michele Greco, hanno distribuito i doni forniti dall'associazione Pozzillesi Acese. È stato un momento davvero bello ed emozionante, commenta la consigliera Renna, perché dietro il sorriso dei bambini si ritrova la spinta per andare avanti, fare ancora meglio e ancor più bene per i soggetti deboli e svantaggiati. Questa iniziativa è stata voluta con forza da tutti noi, che lavoreremo di qui a breve per stabilizzare la solidarietà come strumento e obiettivo indispensabile nell'azione politica. Esprime soddisfazione per l'iniziativa anche il deputato regionale acese Nicola D'Agostino. Sono contento che questa amministrazione, i consiglieri, ha detto, abbiano dedicato un notevole spazio nel cartellone delle attività natalizie alla solidarietà, che diventa un momento di confronto con la città, con la comunità, anche per avere conoscenza dei problemi reali di cui farsi carico con responsabilità e rigore. Piccoli segnali, conclude D'Agostino, costanti nel tempo, dimostrano, grazie all'impegno di chi crede in questi rapporti, il livello di attenzione che un'amministrazione deve rendere nei confronti dei più bisognosi e dei soggetti svantaggiati. Ieri pomeriggio, nella sede di via Regina Margherita d'Acci Sant'Antonio, si è svolta la premiazione della seconda edizione del concorso dei presepi Natale 2016, organizzata dall'associazione Acci Sant'Antonio Riparte. Soddisfazione ha espresso il presidente del sodalizio Giuseppe Musumeci, che ha ringraziato i presenti augurando a tutti un nuovo anno ricco di successi come quelli avuti nel 2016. Dopo la consegna di un ricordo a tutti i partecipanti in corso,
concorso si è passati alla proclamazione dei vincitori, a cui è stata donata una tavoletta scolpita dal maestro Pippo Lanzafame e dipinta dall'artista Maria Pia Cristaldi, che raffigura la Natività. Questa è intanto la classifica dei vincitori del concorso dei presepi. Il più originale, il premio per il più originale è andato a Giuseppe Di Bella con Estoria non parabola, il premio paesaggio e cura dei dettagli a Orazio Arena con il tema Natività popolare, infine il premio per luci, movimenti e particolari a Giuseppe Faticanti con i presepi in miniatura. Domani alle 11 nei locali del Club Sportivo Culturale Don Bosco, sito appunto nella frazione Acese di San Giovanni Bosco, si svolgerà la premiazione della 44esima mostra di mini pittori, disegni sul Natale realizzati dai bambini della scuola primaria di San Giovanni Bosco. Nel corso della manifestazione è prevista anche la premiazione della 20esima edizione del concorso del presepe, in cui verranno premiati i migliori presepi realizzati dalle famiglie del posto. Il sodalizio è presente nella frazione Acese dal 72, si occupa di manifestazioni sportive, ricreative e culturali. La parrocchia Santa Maria del Suffragio di Acireale invece informa che domani sera alle 19 all'auditorium di San Giovanni Nepomuceno si terrà una bella serata di tombola aperta a quanti volessero parteciparvi. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria nella terza parte dello sport. Il centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi Saime, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83. Per la prima volta nella storia, dal 1890, ai magazzini del risparmio ci sono degli sconti di fine stagione. Convenienza più più ai magazzini del risparmio, perché i nostri prezzi sono già abbordabilissimi su capi di qualità garantiti dalle migliori marche italiane. Ma ora abbiamo deciso di scontarli. Ai magazzini del risparmio si compra bene, si veste meglio, si spende poco. Abbigliamento dal giornaliero all'elegante per tutta la famiglia e dall'intimo agli accessori per la casa. Magazzini del risparmio, Piazza Duomo 23, Acireale. Smoker Store. Sai che le sigarette elettroniche di seconda generazione sono molto più efficaci e prestanti? Sai che il 70% di chi fuma elettronico ha smesso con le sigarette classiche? Sai che, secondo il dottor Veronesi, è il modo migliore per smettere di fumare? Smoker Store. Oltre 200 tipi di liquidi a prezzi sbalorditivi. I migliori ad Acireale in corso Umberto 183. Ricorda, il fumo uccide, il vapore no. Dal 1989 a Lingua Glossa, Sfizi di Sicilia, di Carmelo Cannavò. Vi aspettiamo nei nuovi locali in via Umberto, numero 34-36. Se non ci conosci e vuoi assaggiare delle cose sfiziose davvero, fai un salto a Lingua Glossa. Da noi la salsiccia viene lavorata al ceppo e in 7 diverse specialità. Vi offriamo i migliori tagli di carne rigorosamente locale, da bovini certificati da Scelta Iblea e suino, bianco o nero, dell'azienda Mulinello. Sfizi di Sicilia, carni preparati e una fornitissima salumeria di prodotti di qualità. Se vi è venuto uno sfizio, vi aspettiamo a Lingua Glossa in via Umberto 3436, 095 64 38 27. Vi aspettiamo! Se stai cercando una location suggestiva per il tuo matrimonio, per festeggiare momenti importanti, compleanni, lauree, anniversari o per eventi, meeting, conferenze, Palazzo Romeo. Vicino al gusto di chi ama il bello, accanto a chi vuole per i suoi ospiti solo il meglio. Palazzo Romeo, una storica dimora nel cuore di Acireale. Moderna nelle finiture e nel concepimento di banqueting, con una elegante sala interna e con allestimenti esterni tra il verde, i fiori e le fontane. Cornice ideale di un giorno unico. Palazzo Romeo. Fissate un appuntamento per visitare la struttura al 339 73 810 36. Ad Acireale, in Piazza Madonna del Suffragio 15. Palazzo Romeo, la festa.
Dal 12 al 18 gennaio, quinta edizione della mostra di Fercoli in miniatura. Cimeli, fotografie, stampe, quadri e dipinti di San Sebastiano. La mostra si tiene presso la chiesa di Sant'Antonio da Padova, antica chiesa di San Sebastiano, in via Vittorio Emanuele a Cireale. Ingresso libero, aperta dalle 16 alle 20.30 dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica, anche la mattina dalle 9.30 alle 12.30. L'associazione I Fercoli della Devozione ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della mostra. GTE Informatica, un mondo di innovazione a portata di mano. GTE Informatica, vendita computer e accessori, assistenza tecnica, connettività ADSL, registrazione domini, siti web, networking, e-business services. GTE Informatica, via Kennedy 56, di fronte parcheggio Livatino, a Cireale. Collegati su www.gte.it. Siamo allo sport, parliamo di calcio, riparte il campionato di eccellenza dopo la pausa festiva, ripartono i campionati dilettantistici e nel campionato di eccellenza riflettori sulla Taormina, ospite della Cireale domani al Tupparello. Stop alle feste, adesso si torna a fare sul serio. Come ogni anno la Befana si porta via le luci del Natale e fa da spartiacque per la seconda metà di campionato che si apre domani alle 15 al Tupparello con il Taormina. I Granata dunque, infreddoliti ma determinati, ricevono quel Taormina che non più tardi di un mese fa li scaraventò fuori dalla Coppa Italia rifilando un 4-0 che fece scalpore e che lasciò strascichi amari a ridosso dell'inizio delle festività natalizie. Ma adesso sarà un'altra storia, perché si gioca al Tupparello, perché questo è campionato e mister Anastasi non si affiderà più al turnover come fece quel 30 novembre scorso e perché le squadre hanno cambiato volto con il mercato dicembrino. Ad esempio, quell'Umberto Cirnigliaro, portiere paratutto in quel mercoledì di Coppa, adesso gioca nella Cireale, ha firmato ieri dopo essersi svincolato dal Taormina e farà da secondo a Ferla. Una partita però contro tanti ex in campo, da Urso a Trovato, da Puglia ad Emanuele, da prendere con le molle, anche perché i Granata potrebbero scendere in campo partendo da almeno 8 sulla capolista. Il Sant'Agata infatti gioca oggi in anticipo sul neutro di Capo d'Orlando contro il Fanalino di Coda Torre Grotta ed in caso di vittoria staccherebbe le inseguitrici di ben 8 punti. Un peso mentale in più, insomma, ma la Cireale non deve lasciarsi impressionare. Contino e compagni faranno la loro partita pensando solamente a battere il Taormina e cominciare con il piede giusto il 2017. Unico assente per squalifica il centrocampista Floridia, mentre dall'altra parte mancherà sempre per squalifica Mannino. Fischio d'inizio domani alle 15 al Tupparello. Arbitro del match il signor Antonino Puglisi di Siracusa, coadiuvato dai collaboratori Michael Urzi e Vincenzo Donzello, anche loro siracusani. Stop alle feste, adesso si torna a fare sul serio. Uno sguardo all'intera giornata del campionato di eccellenza. Si gioca la prima di ritorno, due gli anticipi. Il primo vede la capolista Sant'Agata ospitare il Torre Grotta ultimo, il secondo vede il Giarre ricevere il Biancavilla in una interessante sfida playoff. Domani spicca Pedara San Pio Scordia, ma anche il derby siracusano Rosolini Palazzolo, trasferta difficile per il Via Grande a Milazzo, sfida salvezza Rocca di Caprileone Pistunina. In promozione sono tre gli anticipi odierni, tra cui la trasferta del Real Laci che difende il piazzamento playoff a Milì Marina contro il Messana, attuale quarta forza del torneo che precede gli Acesi di 4 punti. Sempre oggi il Giardini Naxos gioca in casa del Terme Vigliatore. Domani l'AC Sant'Antonio riceve un Città di Messina che insegue il primo posto del Camaro con 7 punti di ritardo. Cerca punti playoff il Calatabiano contro il San Biagio. In prima categoria, girone E, due anticipi, tutta San Gregorio Erg, sfida dagli obiettivi opposti con il padrone di casa a caccia di punti salvezza, e Lineri Mister Bianco a Cicatena con i catenoti che vincendo potrebbero attaccare il secondo posto. Sfida salvezza domani tra AC San Filippo ed AC Bonaccorsi.
Nel girone D di prima categoria si gioca quasi per intero oggi la prima giornata di ritorno, ad eccezione di due gare in programma domani: Libertà Saci Real Pompei, con gli accesi che vogliono riprendersi il primo posto, lontano oggi 5 punti, e Valdinisi Russo Calcio, con gli ospiti che puntano i play-off. In seconda categoria, infine, nel girone E, gioca oggi la capolista Lingua Glossa contro il Pasteria, sempre oggi il Pisano, che insegue 2 punti sotto e che ospita l'Atletico Taormina. Sfida play-off domani invece tra Calcio Giarre e Santa Domenica Vittoria, mentre sempre domani lo Zafferana fa visita all'Acron Savoca. Adesso uno sguardo anche alle altre discipline sportive. Vediamo. Anche nella pallavolo l'Epifania tutte le feste porta via, e già oggi, con l'anticipo del sabato tra Volley Modiche liberamente a Cicatena, riparte il campionato di Serie C femminile. L'imbattuta capolista catenota è infatti attesa alle 19 sul terreno di gioco della geodetica di Modica da un sestetto in forte ripresa. La folla delle grandi occasioni, malgrado il freddo, farà da cornice all'incontro valido per la nona giornata del massimo torneo regionale di pallavolo femminile. Le catenote giocano per difendere e magari anche incrementare il vantaggio di 5 punti dalla seconda della classe, la Teams Volley Catania, andando a caccia della nona vittoria su altrettante partite di campionato per cominciare il 2017 da dove lo si era finito, e cioè vincendo. Anche per l'Aquila Ciriale poi le feste sono finite. La squadra cese, che milita nella Serie D di pallavolo maschile, torna in campo domani nella palestra dell'Istituto Galileo Ferraris per ospitare il fanalino di coda Virtus Pedara. Rischio d'inizio fissato per le 18, gli acesi vincendo puntano ai piani altissimi della classifica, forti del quarto posto per il momento occupato. Sfida salvezza invece, meteo permettendo, questo pomeriggio per la Garitta Cireale Calcia 5, che riceve alle 17 al San Luigi il Città di Leonforte, squadra che precede gli acesi in graduatoria al decimo posto, ma staccata di ben 4 punti. Deve vincere insomma la truppa granata per allontanarsi dalla pericolosissima zona play-out, che al momento dista una sola lunghezza. A caccia dei primi punti del nuovo anno e della stagione, infine, il basket Acireale, che domani ospita l'Invicta 9300, che in classifica è stabile al terzultimo posto con 4 punti. Gli accesi, invece, rafforzatisi nel mercato dicembrino, devono cancellare lo zero alla voce punti per abbandonare quanto prima quell'ultimo posto così svantaggioso per la griglia playout. Appuntamento domani, come detto, alle 18 nella palestra del Leonardo da Vinci a Catania. E intanto una nota dell'ultima ora pervenutaci dall'Associazione Sportiva Liberamente. Ci si informa che a causa delle avverse condizioni meteo l'incontro tra il Volley Modica e la Liberamente a Cicatena è stato rinviato d'ufficio a data da destinarsi. Chissà quanti rinvii ci saranno in questo fine settimana nelle competizioni sportive a causa appunto di questa eccezionale ondata di maltempo. Neve, grande protagonista. Andiamo a chiudere, sentiamo le previsioni per domani. Anche domani temperature sempre rigide, comprese tra 0 e 8 gradi, nubi sparse, venti moderati, mare mosso. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana, buon freddo se volete, e TG Reporter torna lunedì, sempre alle 13:40. Arrivederci. We'll be right back.